Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccoci qua, ciao Marco. Ciao e cara allora, Ingrid. Il mondo digitale non avrà più segreti per voi se telefonate subito allo 06 37 35 3302 oppure ci potete anche mandare un'email a unamattinainfamiglia@rai.it o scriverci sempre su Facebook o su Twitter. Caro Marco, allora, aumentano sempre di più i casi di furto dell'identità digitale. Allora, spiegaci subito di cosa si tratta esattamente e anche se ha a che fare con il fenomeno dei profili cosiddetti fake. Ok. Ok, allora l'identità digitale è tutto quell'insieme di informazioni che ti riguardano, connesse ad un sistema informatico. Può essere qualcosa legato allo Stato, a tutto quello che ti identifica realmente, fisicamente sul pianeta, oppure anche su un sito. Allora, per quanto riguarda i problemi che puoi avere se te la rubano, dipende, a volte è banalmente un profilo copiato. Mm-hmm. E magari, oppure qualcuno che addirittura si chiama Mario Rossi, che si chiama Mario Rossi. No, infatti, brava, ci sono le differenze. Quindi c'è il Mario Rossi che si chiama un po' come te, o magari si vuole chiamare come te, lo segnali al sito e di solito lo tolgono. Non c'è dietro un vero e proprio dolo, come dire, non voleva danneggiarti. Quando invece ti vogliono danneggiare, a volte e succede, ce ne sono, purtroppo. Esatto, a quel punto bisogna sia informare il sito, ma sia telefonare e scrivere alla polizia postale. Quindi denunciare immediatamente, quindi è molto importante. Per quanto riguarda invece il furto d'identità o il mondo dei fake, quindi dei falsi, non necessariamente c'è una connessione, cioè uno può avere account falsi o può essere un account falso e non necessariamente aver rubato l'identità a qualcuno. Quindi si chiama con un nome falso. Ma che non... si fa? Si denuncia ugualmente? No. Ma no, insomma è un tema legato ai siti internet, insomma non infastidisce te in quel momento. Ok. Okay. Adesso sentiamo il paziente digitale di oggi, pronto? Pronto, buongiorno. Professore, le volevo chiedere, ma come faccio a risalire ad un messaggio dai tanti ricevuti sul mio smartphone? Allora, per esempio, le faccio un esempio. Usando il proprio smartphone è possibile banalmente entrare, prendiamo WhatsApp, dove io ho tutta una serie di contatti e dico, oddio, come faccio a trovare un messaggio? Ad esempio, se io cerco, tiro giù e cerco Ingrid, vedi, Ingrid. Vediamo cosa viene fuori. Appare, adesso entriamo nei messaggi dove ci scambiamo informazioni sul digitale internazionale, ma ecco qui ad esempio l'ho trovata. Ed è importante perché così si possono cercare messaggi anche all'interno, no, di quello che avete inviato, avete ricevuto. Vale un po' per tutti i software, non necessariamente solo per WhatsApp. E adesso il momento che più preferisco in assoluto, la video curiosità. Che cosa hai scovato, Marco? Allora, ho trovato uno che praticamente mi assomiglia, ma molto, ma non un po', ma tanto tanto, ma tanto tanto tanto, ed è Einstein, no scherzo, non mi assomiglia neanche un po'. Proprio uguali, due gocce d'acqua. No, non mi assomiglia, magari, no. Allora, hanno creato questo personaggio, che è sostanzialmente un einsteinino, che risponde a delle domande un po' base. Cioè? Vediamo, tipo, non so, che tempo fa oggi? Che ore sono? Però è molto carino perché hai l'Einstein che ti risponde. Se vuoi relazionarti non con un strano personaggio virtuale, ma con un Einsteinino, è un gioco. Insomma, a volte con il digitale si fanno anche questi, sarei curiosa questi, di questi sapere giochini simpatici. Cosa ne avrebbe pensato Einstein? Va bene, andiamo insomma avanti e passiamo al tutorial digitale international. Brava. Ebbene sì, e qui uno, ci colleghiamo con Londra. Ma con uno che mi assomiglia per davvero. Adesso te lo faccio vedere, guarda, è proprio uguale, sembro io. Ma sei tu? Eccolo qua, guarda. Ci dai qualche consiglio sul digitale, sulla sicurezza? Ma certo, allora il consiglio che mi sento di dare, il primo fra tutti, è attivare l'autenticazione a due passaggi. Cioè andare dentro il proprio account di Google, di Facebook, eccetera, e vedrete che c'è una scrittina autenticazione a due step, a due passaggi, e sostanzialmente utilizzando quella è possibile ricevere ogni volta che provate a entrare nel vostro account un messaggio SMS con un numerino, che quindi ricevete solamente voi, e attraverso quello potete entrare nel vostro account. In questo modo, anche se qualcuno ha la vostra password, non può entrare nel vostro account senza avere ogni volta quel numerino. Molto comodo, molto utile. Oh, ma questo si è pettinato che ha la carta da pizza. No, darei anche qualche informazione sulle wifi aperte, no? Ne parli? Esatto, giusto. Allora, bisogna fare attenzione infatti alle wifi aperte. Quindi quando vi connettete ad una wifi che non ha
non richiede una password, sappiate che i dati passano in modo trasparente, aperti, e quindi chiunque può intercettarli e può, per esempio, intercettare la vostra password. Che non è da confondere con le wifi, con la cronologia, insomma. Con... Sono ormai quasi più bravo di me, bravo. Allora, la navigazione anonima sostanzialmente è quella possibilità di navigare con il browser in modalità anonima. La trovate nei vostri browser internet, quelli che servono per navigare. Dovete però sapere che quel tipo di navigazione anonima in realtà fa sì che non vengano salvati in locale, cioè sul vostro computer, i dati di navigazione. Quindi, non so, le password, i siti dove siete stati, eccetera. Ma non i dati che viaggiano tra il vostro computer e chi vi offre la connessione internet. Per cui non è veramente anonima, da qualche parte c'è scritto cosa avete fatto. L'importante è saperlo. Io la faccio facile facile. Se te becco a rubarmi la password, te strappo il cordino del mouse e te ce frusto. Grazie Marco, grazie. È così, è bravo, eh? Non è male, eh? Cioè, abbiamo sentito uno sdoppiamento della personalità. È preparato, eh? Anzi, abbiamo la prova provata. È più bravo di me. Il prof 2.0 ha il dono dell'ubiquità. Esatto, ragazzi, il digitale. Cioè, no, vabbè, ma scusa, ma dice. Prego. Chi era l'altro? Mi assomiglia molto, mi assomiglia, ma non te lo posso svelare. Vabbè. Mi assomiglia, lo sveleremo più avanti. Va bene, lo sveleremo più avanti, andiamo avanti. Che meglio con la mail di Marcella, che scrive: ho venduto tramite un sito un paio di scarpe di seconda mano. Su richiesta dell'acquirente, del quale mi sono fidata, ho inviato il pacco all'indirizzo fornito, ma ad oggi non ho ancora ricevuto il bonifico. Cosa posso fare? Cara Marcella, vedi, in realtà sei un po' nei guai, perché non bisogna mai spedire la merce senza aver ricevuto prima il pagamento. E questo c'è poco da fare, voglio dire, di là ci sono delle persone che non ha niente a che fare tutto ciò con il mondo digitale, cioè, in sé. Cioè della serie fidarsi bene, proprio, fidarsi meglio. Bisogna prima ricevere il pagamento. Comunque prova a scrivere al sito che si è occupato della transazione e vedi che cosa riusciamo a portarci a casa. Tuttavia... la vedo un po' dura, perché se è sparito è sparito. Va bene, e prima Marco ti ho sentito pronunciare la parola, cioè questa parola durante il dialogo appunto con il tuo alter ego londinese, vabbè andiamo avanti, e hai menzionato proprio questa parola, quindi prendo la palla al balzo. Cronologia. In sostanza da Cronos, quindi da elenco tempo, da elenco nel tempo di tutti i siti visitati nel corso degli ultimi periodi o anche da sempre se non l'hai mai cancellata. Infatti quel signore là molto carino, simpatico, bello che mi assomigliava, era molto più simpatico, molto più bello, e più bravo, e anche più preparato, di te, esatto. Io lo vedo più preparato, secondo me era molto più, potrebbe prendere il mio posto. Sì. Sì, quasi quasi. E praticamente parlava di cronologia, cioè diceva sostanzialmente che non cancellare la cronologia, usare la navigazione anonima, insomma alla fine non ti protegge da altre cose, però tiene tutti i siti che avete visitato, per cui se per esempio, non so, vi stufate di lasciare la cronologia lì e volete cancellarla, ci sono sempre dei tastini apposta per cancellare e fare in modo che altri non possano vedere dove sei stato. E Marco, abbondano, come abbiamo sempre ripetuto, siti, app, no? Dove poter trovare la propria anima gemella online, però adesso è in atto una vera e propria specializzazione, mi sembra aver capito, allora spiegaci meglio tutto. Sì, in questo caso c'è un'applicazione che si chiama Sapiosexual, che è la prima app per incontri per chi predilige il cervello rispetto all'aspetto fisico. Infatti, col tempo, anch'io ho sviluppato questa cosa, mi fanno vedere una foto, ormai siamo tutti bellissimi nelle fotografie, no? Che facciamo, like, guarda che bello, e dico, non mi fido tanto, cioè bisogno, le persone, quando poi si incontrano, quante volte hai visto una foto e poi incontri una persona deluso, oppure positivamente colpito, ma molto spesso è diverso da quello che ti aspetti, perché la chimica personale, anche la connessione, come dire, di interesse intellettuale fa la differenza, e quindi questa applicazione fa sì che ci si possa incontrare, non solo necessariamente rispetto all'aspetto fisico, sono alto, tocco gli occhi azzurri, sono biondo, blah, 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 ma sulla base degli interessi, sulla base delle connessioni intellettuali. Insomma, come le scopre questo? E ovviamente cercando di lavorare attraverso gli interessi che tu dici di avere, e in più se connetti tutti i tuoi social, hai modo di dar la possibilità ai sistemi di intelligenza artificiale di andare un po' a scoprire chi sei, come ti comporti, cosa ne pensi, e provano a mettere insieme queste cose. Sicuramente è una frontiera interessante, perché un po' l'intelligenza artificiale, un po' le connessioni che non sono più necessariamente, come dire, solo fatte di immagini, ma anche di interessi che oggi possono essere condivisi, c'è grande spazio per questo nuovo mondo dove si può incontrare. Per non rimanere delusi, allora, chi vuole ma può utilizzare questa provare a diventare Sapiosexual App. Che?
si chiama così, Sapio Sexy. Va bene, grazie. Sono Marco Camisani, Calzolari, ci vediamo sabato prossimo. Ciao.